Primo weekend di novembre. Bigliettini per Natale? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video. Oggi pensiamo alla prima delle nostre card per il prossimo Natale. So che ancora sono i primi di novembre, ma non vi cullate, perché poi basterà uno schiocco di dita e ci ritroveremo sotto l'albero impanicati per non aver fatto tutto quello che dovevamo fare. E allora pensiamoci per tempo e andiamo subito al lavoro. Ed eccoci pronti per creare il nostro bigliettino di Natale, che sembra facile ma non lo è. Cioè, una parte molto semplice da far fare ai bambini e una parte un pochettino più geometrica da far fare agli adulti. Vi dico soltanto che se per il mio non veniva Gabriele a spiegarmi come si faceva, bene, capisco, questo video non si sarebbe fatto. Allora, quindi è proprio un video familiare. A cosa ci occorreranno? Innanzitutto il corpo del bigliettino. Potrebbe occorrerci anche solo questo, una carta che sia double face, con una fantasia da una parte e una dall'altra, che sia nei toni del verde, del rosso, quello che desiderate per il vostro Natale. Una squadretta importantissima, quella con l'angolo a 30 gradi, importantissima, necessaria. Poi squadrette, righelli, taglia balza, un dotter per agevolare la piega, ora vedrete di cosa, una matita e una gomma. Poi ci occorreranno degli strassetti piccoli, questi li trovate in tutti i negozi di belle arti, li ho presi dai cinesi a dire il vero. Poi degli abbellimenti natalizi, io ho quelli della Bobanni, di quando facevo parte del loro team design, però un Babbo Natale penso che lo scaricate facilmente da internet, quindi scegliete quello che più preferite, scaricatevelo. E poi quello che invece vi servirà se volete farlo fare ai bambini con maggiore facilità è un alfabeto adesivo. Cominciamo subito. Ritagliate un rettangolo di carta che sia 24 cm di larghezza per 19 di altezza. Con un dotter pieghiamo al centro ai 24, quindi sui 12 centimetri, e così ricaviamo anche la piega per la chiusura del nostro bigliettino. Lascio un 3 centimetri dalla base e nella parte sinistra, quando apro, calcolo appunto una base alta 3 centimetri. Io, a dire il vero, non sto usando il centimetro come unità di misura, ma l'altezza del righello, quindi faccio una linea dritta proprio qui. Su questa linea dritta, che poi comunque cancellerò, quindi fatela leggera, calcolo, abbiamo detto che questa linea è lunga 12 cm, cioè la metà del biglietto, segno l'1 e segno l'11, ok? Dall'1 all'11 mi segno ogni centimetro, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 e 11. Quindi sfalzo di un paio di centimetri in avanti e risegno tutti i miei punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E voilà! Visto? Ho i doppi punti presi. Adesso casomai vediamo di farveli vedere. Ok, adesso prendo la squadretta a 30 gradi, la posiziono sul margine inferiore della mia card, che deve essere però dritto perché sennò non viene, quindi prendete bene le misure, e facendo scorrere la squadretta salite le linee così. 1, poi 2. Ok, fatto questo, rigiriamo la squadretta e facciamo la stessa cosa però nel verso opposto.
Ok, arrivati a questo punto si può dire che l'alberello è tutto disegnato. Allora, cosa dobbiamo fare? Adesso con la riga dobbiamo unire le linee mediane dei rombi che si sono create, così, e creare una serie di triangolini. Di tutto il rombo centrale io devo tagliare soltanto il triangolo superiore, ma non tutto, soltanto i due lati, così, ok? Uno e due. E adesso do dei tocchetti alla base dei triangolini intagliati per agevolare la piega dei triangolini stessi. Adesso io prendo un altro cartoncino a contrasto, con un bel colore a contrasto, userò questo verde scuro e ritaglio un cartoncino che sia leggermente più stretto del precedente, quello su cui abbiamo operato i taglietti. Questo era 24x19, questo nuovo lo farò 23x18. Quindi prendo il centro a 11,5 e piego. Ora metto qui in mezzo e apro così, in modo da avere un cartoncino tutto pulito all'interno. Prendo della colla, macchio quella, ma soprattutto i margini, e specie nella parte che va applicata dove c'è l'albero di Natale, macchio soltanto i margini, così. Quindi giro e semplicemente, prendendo le misure molto ad occhio, applico. Eccoci qua, il nostro interno è bello e pronto. Ora dobbiamo rendere carino anche l'esterno. Abbiamo fatto tutti i taglietti, adesso col tagliabalza prendiamoli e spostiamo in avanti tutti i triangolini. Ed eccoci qua, il nostro alberello è già tutto sbocciato, però così ci piace poco, vero Enzo? Sì. Qualche pallina? Qualche pallina, perché no? E allora la facciamo mettere a insino, le palline, devi sì. Metterne una su ogni triangolino. E poi mettiamo la stella. Così, sì, va bene, poi mettiamo la stella. Te ne faccio vedere un paio, così tu vedi come si mettono e poi le metti tu, va bene? Ah, va bene. Una. Manine ponche! E voilà, anche l'ultimo brillantino è messo e guardate che sbrilluccichio, sta troppo carino. Adesso è arrivato il momento di ornarlo con altre decorazioni. La stella! Innanzitutto tipo. La stella, giusto, noi prendiamo questa che è un adesivo che avevamo della Bobbanni, voilà. No, volevo schiacciare. Schiacciala, schiacciala. Ok, perfetto. Metterei anche queste due decorazioni qui, tipo ho 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 e freccetta. All'interno ci mettiamo proprio babbo, ok? E la scritta Buon Natale adesiva, che ne pensi? E allora, prendiamo la B. E voilà, Buon Natale scritto accanto a Babbo ed ecco qui il nostro bigliettino per bello. La maestra natalina. Per la maestra, ci mettiamo anche un pacchettino? Prendiamo un tamponcino e ripassiamo su tutto il bordo del biglietto in modo da renderlo ancora più rifinito e ancora più carino. Adesso è proprio finito, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ho, ho, ho. Visto che sei...
semplice il nostro bigliettino, l'ho pensato proprio per questo weekend, in modo da potervi rilassare, sedervi al tavolo con i vostri bimbi e magari fare una cosa insieme. Il genitore potrà intagliare e il figlio potrà appiccicare tutti gli strassetti al nostro alberello di Natale. È una card deliziosa, carina, che sa proprio di Natale e di luce. Se questo video vi è piaciuto, regalatevi un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare su Due Cuori Una K, venitemi a trovare su Ombretta, sulla mia pagina Instagram Arte per Te, su tutti i miei social. Io vi aspetto ovunque e sempre a braccia aperte. Mi raccomando, cercatemi anche su Pinterest, sono anche là come Arte per Te, e ci sono anche le bacheche di Due Cuori Una K e di Ombretta, quindi vi aspetto numerosi per stare sempre in mia compagnia, solo se vi va. Bene ragazzi, io vi auguro una splendida e lunghissima preparazione al Natale e noi ci ritroviamo sempre qui. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!